E arriviamo a quest'altra opera di Andrea e Nino Pisano, che è La Madonna del Latte. Andrea e Nino Pisano scolpiscono quest'opera badando molto a una sorta di naturalezza dei vestiti, delle pieghe del vestito, anche delle rifiniture, quelle frange dorate. La cosa più bella è vedere come questo bambino si aggrappa alla mammella della mamma. È un bambino già, direi, abbastanza di un anno e mezzo, forse anche di più. Sta mordendo il capezzolo. E quasi con le mani è lui che si aggrappa alla madre, la madre con le braccia sembra sorreggerlo, ma molto leggermente, quasi senza fatica. E la madre ha questo sguardo, c'è cioè una freccia che scocca tra lo sguardo del bambino e quello della madre, una linea proprio che li unisce indissolubilmente. La madre ha uno sguardo come se sentisse un po' il dolore di quel capezzolo morso con così tanta fame. Ma allo stesso tempo c'è un'accettazione di questo dolore, un'accettazione della meraviglia che adesso ha di fronte, è lei che l'ha partorito, no? È lei che, è questo, e adesso sono allacciati i due, sono allacciati indissolubilmente e quello che sta passando nei loro sguardi è come se il bambino non si stesse nutrendo solo di latte, si sta nutrendo anche di segni, si sta nutrendo di tutti i segni corporei che la madre gli sta trasmettendo, che sono l'arca di Noè di tutti i segni della nostra antropologia, della specie umana, come sorridere, il come essere preoccupati, il come essere gioiosi, le cantilene, i primi suoni. Questo sta avvenendo di trasmissione tra madre e figlio. Andrea Pisano era nato a Pontedera sul finire del 200 e si era formato nelle botteghe di orafi e scultori a Pisa, ancora per poco Repubblica Marinara, fiera della sua indipendenza e del suo splendore. Con i figli Nino e Tommaso, lavora senza sosta a progetti architettonici e decorativi per chiese e oratori. Per la chiesa di Santa Maria della Spina, lungo l'Arno, realizza quattro sculture. E fra queste la Madonna del Latte. Sono colorate le sculture di Andrea, segno di un'attenzione naturalistica propria dello stile gotico che sta dilagando nell'Italia comunale. Sull'orlo della Grande Carestia e della peste nera del 1348, sfondo delle grandi novelle di Boccaccio, Andrea Pisano completa questa madre sorridente che non ha nulla dell'austerità dell'iconografia sacra bizantina. A Piero della Francesca manca un secolo, eppure quest'opera dei Pisano ha qualcosa di più moderno e di più intimo. Sembra il modello ideale di tante maternità a venire, un abbraccio fra madre e figlio che scavalca i secoli. Il pulpito del Battistero di Pisa, opera di Nicola Pisano, è indiscutibilmente uno dei capolavori della scultura del 200. È una struttura a pianta esagonale, di foggia gotica, sorretta da colonnine di granito portate da leoni stilofori alternate a semplici basi. Al di sopra dei capitelli, tra arcatelle trilobate, poggiano delle statue scolpite quasi a tutto tondo, raffiguranti profeti e virtù. Il parapetto del pulpito è composto da lastre marmoree e istoriate con scene della Natività, dell'Adorazione dei Magi, della Presentazione al Tempio, della Crocifissione e del Giudizio Universale. Nicola Pisano riesce a combinare naturalismo gotico e solennità classica, grazie alla conoscenza diretta dei rilievi di epoca romana, dei sarcofagi e dei vasi collocati un tempo nella Piazza dei Miracoli e ora nel Camposanto Monumentale di Pisa. L'influenza dell'antico è ravvisabile non solo in particolari come il trattamento delle pieghe delle vesti, ma anche nella tecnica esecutiva, basata sull'uso del trapano per accentuare gli effetti chiaroscurali di capelli e barbe. Figura emblematica di classicità è la composta nudità della fortezza, concepita nella posa di un Ercole classico.